Mi presento, io sono Giacomo Bersiga e non saprei neanche come definirmi, però se proprio dovessi scrivere un curriculum vitae, come ho già dovuto fare, mi sono definito così, tra tutte le migliori definizioni possibili. Sostanzialmente filologo, perché diciamo che la filosofia mi ha sempre affascinato, però fino a una certa fase della mia vita, però è arrivato anche il momento di andare oltre, perché può soddisfare ma solo fino a un certo punto. Niente, mi sono definito così, filosofo e poeta. Ma non perché ho voluto definirmi così, perché dopo aver analizzato la storia della poesia, la storia del pensiero, dopo aver dato uno sguardo attento al passato, a quelli che ritengo i grandi pensatori, penso di essere un po' sullo stesso lunghezza d'onda, solo che essere in questo periodo storico è alquanto difficile, è alquanto deprimente. L'importante è sapere andare oltre, l'importante è non badare all'opinione altrui, perché, come dice Cicerone, il grandissimo Cicerone, perché una volta l'oratorio era davvero qualcosa di facendo tantum quisque laudat quantum se posse sperat imitare, quindi che la massa dica quello che vuole, perché tanto bisogna stare sempre a 3 metri sopra l'inondazione, sopra il bagno di un'inondazione che il consumismo a partire dagli anni 60 ha creato attorno a sé, ha definitivamente radicato nelle menti degli uomini, che tanto per ricordarlo, l'uomo può essere l'essere che si considera il più intelligente fra tutti, ma è anche il più malato e il più debole. Cioè qui abbiamo infranto l'unica legge suprema della vita, che è la selezione naturale. Comunque adesso cambiamo discorso, qui su questo canale che io ho fatto soltanto per, cioè ho aperto soltanto per un motivo, che è la necessità mia, anche di tutti coloro che mi stanno intorno, di diffondere certe conoscenze, certi modi di pensare, certi atteggiamenti verso la reale e verso il rapporto con gli altri, ma soprattutto verso la reale, perché sono un tipo molto solo, diciamo così. Ho una concezione abbastanza solipsistica del mondo, perché ognuno deve comunque, è vero che viviamo insieme agli altri, ma ognuno è programmato dalla natura per pensare a sé. Del resto anche il grandissimo Schopenhauer, ma questo non insegna all'università, ma in nessun istituto, in nessuna scuola, in nessun istituto educativo, queste cose non dovrebbero mai insegnare, perché ma il problema non è insegnare, il problema è imparare. Per imparare non basta, non bisogna insegnare, sono due cose opposte, quindi bisogna farmelo bene. Per imparare, per apprendere, bisogna disapprendere, ed è fatica doppia, perché bisogna prima aver appreso e poi disapprendere, che è il percorso che ho fatto io esattamente 5 anni fa, prima di cambiare vita. Io ero lo studente modello, sono sempre stato lo studente tipico, però molto bravo, ho sempre studiato tutto in modo approfondito, non mi sono mai accontentato di nulla. Poi a un certo punto
dopo aver letto certe letture tipo Descolarità la società di Vanillitz, la filosofia dell'università di Schopenhauer, tutte le opere di Choran, dopo aver sentito Carmelo Bene, dopo essermi aperto la mente con Carmelo Bene, con Pasolini, con c'era una merida, con certi pensatori o poeti o con certi anche videogiochi, con certi banali di certi artisti, ma anche con personaggi che sono di massa o sono stati di massa, derisi, considerati stupidi, idioti, ma in realtà sono dei geni, tipo Richard Benson, queste persone che mi hanno fatto conoscere della musica che in tre vite forse non avrei potuto conoscere, certi artisti tipo i Mondlin of the Well, tipo i Fragile Vastness. Chi cazzo li conosce Fragile Vastness? È un disco capolavoro, 2005, Tribute to Life, tipo, pensiamo un po', certi artisti sconosciuti, guardiamo qui perché già non ne ho, bisogna ricordarsi tutto questo è impossibile, e soprattutto fare tutti questi discorsi mentre si sta facendo altro, perché io allo stesso tempo sto concludendo un mio libro, una mia opera che pubblicherò, che sarà la prima e unica opera scritta che io farò nella mia vita, perché sono passato dal pratico dopo questa fase teorica che è andata dagli zero, diciamo, ai 20, 19 anni, finalmente si passa alla pratica, perché è questo che conta nel mondo di oggi, perché la natura sta soffrendo un po', diciamo così, e non si può più starsene con le mani in mano a fare niente, a parlare. E quindi la mia necessità, ma ne parleremo dopo. Comunque stavo dicendo, vabbè, i Tool, ma tutti, cioè chi ha un minimo di cultura musicale li conosce, grandissimi artisti. Un po', perché è importante parlare, dal momento che vedete come io mi presento, cioè è la mia passione, soprattutto tutta la musica, assolutamente tutta la musica, però c'è da dire che il metal progressive, quello serio, quello davvero progressive, non quella codifica commerciale che si è creata anche nel metal progressive, tipo i Dream Theater eccetera, che posso lasciarli dall'altra parte, non parliamo di queste cose, perché lì la creatività è andata a farsi fottere, lì non c'è dissenza, è tutta tecnica, non c'è anima. Però stavo dicendo, ma anche certi altri artisti, Dead in June, non metal, anche se il gruppo che mi ha sempre affascinato nell'infanzia e nell'adolescenza, che mi ha fatto crescere, sono stati Depeche Mode, ma i Depeche Mode hanno una varietà stilistica immensa, un grandissimo gruppo. Adesso sono un po' commercializzati, però fino a Playing the Angel, sono artisti grandissimi. Stavo dicendo, poi ci sono per esempio, vabbè, più commerciali, Faith Warning, ma solo due album si salvano, se no gli importanti, cosa si trova, Caio Dotman, sono allievi dei, sono discendenti dei Modern of the World, i Killing Joke. Killing Joke, ragazzi, soprattutto l'album che io più amo è, oltre al loro omonimo album Killing Joke del 2003, ma anche il primo, che se non sbaglio è della fine degli anni 70, sì, anni 80, 1980, l'album che contiene, adesso non mi ricordo, si chiama tipo Repressed Emotions, che contiene Solitude eccetera, questi brani incredibili. Poi
parliamo un po' di altre cose, di gruppi, vediamo un po'. Per non parlare delle OST dei videogiochi, di certi videogiochi storici che, mamma mia, sono allucinanti, cioè da brividi, tipo le soundtrack di Medieval, del primo e del secondo, in particolare del secondo, a livello di dell'osservatorio di Greenwich, il Greenwich Observatory, di Shadow of the Colossus, cazzo, grandissimo capolavoro della Play 2, incredibile. Penso che sia stato il gioco che, uno dei giochi che più mi ha ipnotizzato, più mi ha isolato dalla realtà, ma allo stesso tempo mi ha fatto sentire, mi ha aperto l'anima, perché io mi sento così di fronte a questi colossi, di fronte a questo nullismo, di fronte a questa omologazione, questa piattezza, questo condominio di piattole, di piattume del Gallia, di essere a mio modo un eroe, perché io credo che chiunque oggi, chiunque, spenda anche un quarto della sua giornata, anche solo un quarto della sua giornata, a cercare di comprendere la natura, a cercare di ripristinare l'equilibrio naturale e vivere in modo ecocompatibile, ma in modo intelligente, appunto, secondo alcuni principi di permacultura, di permapicoltura, di allevare le api in un modo più che biologico, secondo le indicazioni di un grandissimo, io penso che sia il più grande genio dell'apicoltura, il più grande esperto, soprattutto della razza italiana delle api, che è Francesco Mussi, isolato completamente dal dibattito per via delle sue idee, che delle sue diversioni, del suo modus operandi e del suo modus vivendi, ma anche cogitandi, che è in contrasto assolutamente con gli interessi del CRAL di Bologna, degli istituti d'apicoltura, ecco, che invece vogliono solo vendere farmaci, esattamente come fanno le case farmaceutiche. E qui si può tirare in ballo grandissimi luminari della medicina come il dottor Mozzi. Io ho vissuto il dottor Mozzi 2 mesi, lavorare e vivere come vive lui, e io sto cercando di riprodurre nella mia vita lo stesso stile di vita. Io ho preso un terreno nell'Appennino, in provincia di Parma, un terreno abbandonato da 30 anni, con una vista stupenda, e ho intenzione di andare a vivere lì fino a 2 annetti. Per ora vivo a casa mia coltivando la terra, a casa mia di 1 ettaro, e cerco appunto di coltivare in modo ecosostenibile, produco estratti fitoterapici per curare certe patologie, che questi estratti funzionano soltanto se una persona segue le indicazioni alimentari del dottor Mozzi, della dieta dei gruppi sanguigni, perché quella sì che è una dieta, perché prima bisogna chiarire una cosa. Adesso c'è questa moda delle diete di miriadi di diete che nascono da un giorno all'altro, e non si capisce più un cazzo quale sia la vera dieta. Cioè, non quale sia la vera dieta, quale sia l'indicazione alimentare corretta, perché tutto perché la gente pensa che la natura funzioni, possa essere compresa. C'è un presupposto che l'uomo si fa, è un presupposto che anche Kant ha messo in discussione all'epoca, secondo cui, diciamo, l'uomo, le strutture mentali dell'uomo siano, soprattutto quelle astratte, capaci di poter cogliere il reale nella sua essenza, ma ciò non è assolutamente vero. Ecco perché bisogna mettere da parte la ragione, come dice Schopenhauer, l'istinto è infinitamente superiore alla ragione.
polmonare sono effettivamente superiori all'uomo. Penso che l'essere superiore in assoluto siano le api, appunto, perché vedere questi ammassi di api, questi sciami, queste famiglie di api, dove ci sono dentro 50.000 api, che corrisponderebbero a una città praticamente. 50.000 api tutte in ordine, tutte che sanno cosa devono fare, non ci sono ladri, non ci sono criminali, proprio ognuna sa cosa deve fare e a nessuna viene ordinato niente. Hanno tutto qui in testa, già nella loro nascita, tutto a priori, tutto innato. E queste idee innate estremamente pratiche che portano appunto a questa perfezione realmente. Mentre una città di uomini, l'essere superiore in assoluto fra tutti gli esseri viventi, è il caos, nonostante le regole, nonostante chi è superiore. A voi la risposta, ma mi sembra evidente, è inutile continuare a mentirsi. Comunque, sì, questi strati fitoterapici produco miele, ovviamente, se riesco a produrlo, perché questo modo di fare apicoltura che sono andato a imparare e sto imparando ancora, ovviamente, perché fare l'apicoltura ci vogliono anni e anni e anni, come adesso che in 3 anni uno si laurea e può insegnare apicoltura con la gente magari più anziana di lui. E niente, secondo questa indicazione appunto di Francesco Mussi, che è un luminare, è un antesignano di questo tipo di apicoltura. Produco ortaggi per il momento, ma poi credo che smetterò, perché per produrre ortaggi in modo consistente bisogna essere in tanti, io sono da solo a fare questi lavori e quindi si fa come si può.